Fabrizio Starace, che è il presidente della Società Italiana di Psichiatria e Epidemiologica. Oggi, nel corso della giornata dedicata alla salute mentale, si parla soprattutto di disagio sociale legato al posto di lavoro. Che nesso c'è? Beh, la giornata mondiale è dedicata a questo e ci sono almeno due prospettive che occorre considerare. La prima, quella dei modi e dei tempi sempre più convulsi, con i quali affrontiamo la nostra attività lavorativa. Occorrerebbe chiederci se, l'uomo è fatto per il lavoro o il lavoro, è fatto per l'uomo, parafrasando un famoso passaggio biblico. E stiamo diventando, come dire, strumenti al pari di tanti altri all'interno di una catena produttiva che non riconosce le caratteristiche di umanità, di relazionalità, di socialità che l'attività lavorativa deve pure avere, per consentire alle persone di esprimere al meglio la loro capacità e la loro anche creatività. Il secondo aspetto che però mi preme sottolineare quando si parla di salute mentale e lavoro è quello della grave discriminazione tuttora in atto nei confronti delle persone che hanno attraversato problemi di disturbo mentale nell'accesso al mercato del lavoro. Noi abbiamo dimostrato con una recente ricerca pubblicata nella rivista Public Library of Science che questa situazione si è molto aggravata con il periodo della crisi e la capacità di non essere discriminati delle persone con problemi di salute mentale dipende non tanto dalle caratteristiche dei sistemi di cura per la salute mentale, quanto dai sistemi di welfare, dalla tenuta dei sistemi di welfare, il che conferma quanto sia straordinariamente necessaria una integrazione degli aspetti sanitari con quelli sociali, per evitare cioè di considerare la persona semplicemente un portatore di sintomi piuttosto che della sua non replicabile soggettività. Il posto di lavoro può essere da un lato la causa e dall'altro anche motivo di esclusione per una persona che ha questi problemi, perché per esempio una persona può avere dei problemi a causa del proprio lavoro, per lo stress, per che cosa? Certo, lo stress lavoro correlato è una delle grandi cause di patologia, è probabilmente la causa più frequente per le assenze dal posto di lavoro e se lo quantificassimo in termini appunto di ore di lavoro perse per il settore pubblico e privato andremmo oltre le centinaia di milioni, forse di più. Però può essere anche uno strumento potente di realizzazione dell'individuo e di riacquisizione dei diritti di cittadinanza. Il lavoro non inteso esclusivamente come possibilità di produrre e di guadagnare un salario che ci consenta la sopravvivenza, ma anche come elemento identitario, quella battuta che ciascuno di noi fa quando gli si chiede tu che fai, ecco, identificarsi con la propria attività e quindi vederla come parte integrante della propria personalità. Per affrontare un po' la questione, cosa bisogna fare? Un richiamo maggiore alla responsabilità sociale delle imprese, delle aziende o cos'altro serve? Questo può essere certamente uno strumento che è previsto dalla legge. Per inciso, mi piace ricordare che forse sono le aziende private quelle che rispettano di più questo richiamo, a svantaggio invece delle aziende pubbliche che spesso lo ignorano. Ma a parte questo, occorre creare una consapevolezza diffusa che, come le anticipavo, il lavoro rappresenta uno strumento di affermazione del sé. Se ci doteremo di posti di lavoro nei quali sarà possibile includere anche persone con problemi di salute mentale, io credo che se ne gioveranno tutti, anche quelli che in questo momento stanno bene. Per finire, parlando più in generale, a che punto siamo delle strutture post manicomio e soprattutto delle persone che poi non hanno più usufruito di questo servizio?
Guardi, il nostro paese è all'avanguardia nel mondo per aver fatto a meno degli ospedali psichiatrici e più recentemente anche degli ospedali psichiatrici giudiziari. A questi sono stati sostituiti una serie di strutture residenziali e oggi sono oltre 25.000 le persone che risiedono in queste strutture residenziali, ma io credo che un grosso investimento vada fatto non tanto in termini di strutture quanto in termini di sostegno alla abitazione personale o condivisa di soggetti che hanno un problema di tipo psichiatrico. Io credo che costi anche molto di meno alla comunità azioni di sostegno all'abitazione, alla domiciliarità degli interventi, piuttosto che tenere delle persone in strutture residenziali per tempi indefiniti, considerati quindi come una spesa, come un carico per la comunità tutta. Il limite del possibile, se non sono casi gravi, naturalmente. Se non sono casi gravi. Guardi, lei le potrei citare una serie infinita di casi che noi, in base al senso comune, potremmo definire gravi e che invece hanno trovato grande giovamento per sé, per la propria condizione, per la propria socialità, in contesti il più possibile analoghi a quelli della vita quotidiana di ciascuno di noi. È a volte l'istituzionalizzazione che determina la perdita delle competenze relazionali e sociali delle persone, non tanto la malattia, non soltanto la malattia.